Ciao a tutti i piantofili, benvenuti ad un nuovo video. Nel video di oggi parleremo del basilico. Il problema di questa pianta è che viene considerata una pianta usa e getta, il che non è assolutamente vero. Questa è una pianta che può dare tantissime soddisfazioni e non solo in cucina. È una pianta di facile cura, ma bisogna sapere che accorgimenti prendere. In generale è una pianta che permette di fare tantissime esperienze, soprattutto ai piantofili che si stanno avvicinando adesso al mondo delle piante. Vi voglio far vedere cosa faccio io non appena ho comprato una nuova piantina di basilico, come me ne prendo cura e dove la posizionerei. Infine, in fondo al video, voglio spiegarvi il mio segreto per una pianta rigogliosa, bella piena e profumatissima. Prima di entrare nel vivo del travaso e di tutto ciò che ne concerne, vorrei parlare un attimo della posizione che dovrà avere questa pianta. Solitamente viene detto che il basilico apprezza l'ombra, è una pianta da penombra, non vuole il sole diretto. Cosa vuol dire all'ombra? Perché probabilmente per una persona che lo tiene all'esterno, l'ombra è qualcosa, ma se noi lo dobbiamo tenere in casa, cosa vuol dire ombra all'interno delle nostre case? Va bene quindi qualsiasi posizione? In realtà no. Ed è per questo che ci tengo a specificarlo. Se lo teniamo in casa, nonostante viene definito una pianta da penombra, dovrà comunque stare vicino ad una finestra. Non è sicuramente una pianta che può stare su tutti i banconi delle cucine, solamente dove vi è effettivamente abbastanza luce, perché altrimenti questa pianta si allungherà tantissimo e perderà il suo vigore, perderà il suo fascino, ma soprattutto perderà il suo profumo. Se invece la teniamo all'esterno, ovviamente all'ombra andrà benissimo. Io personalmente preferisco farle vedere qualche ora di sole alla mattina, oppure eventualmente, se non doveste avere l'esposizione corretta, va bene anche qualche ora di sole la sera. Ovviamente cerchiamo di esporla sempre a un sole molto morbido. Questo le permetterà di mantenere più vigore e sicuramente un profumo più accentuato. In tantissimi video, o comunque in generale, la nozione fondamentale di cui si parla è quello di suddividere la pianta in tantissimi pezzi, perché ci sono tantissime piante. Ecco, voi sapete, se avete già guardato qualche mio video, che a me non piace macellare le radici. Nonostante il basilico sia una pianta abbastanza rustica, che eventualmente è vero, può sopportare questo genere di trattamento, secondo me è sbagliato per tanti motivi, perché tante cose potrebbero andare storte in questo genere di passaggio. Prima di tutte, secondo me, non mi puoi consigliare di strappare tantissime radici, quindi suddividere la pianta e successivamente annaffiare, perché abbiamo creato tantissime fratture a livello radicale, tantissime ferite aperte che non appena sentono l'umidità sono la location perfetta per lo sviluppo di batteri e funghi. Di conseguenza, nonostante questa piantina è bella piena di radici, io le voglio solo un attimo e molto leggermente aprire, in modo che effettivamente possano riempire anche tutto il vaso nuovo, ma non le voglio macellare, proprio perché sono convinto che questo non faccia bene alla pianta ed eventualmente può causare molti problemi. Come terriccio stiamo utilizzando un terriccio per piante grasse. Io utilizzo questo terriccio per tutte le mie piante e in base alla tipologia poi lo arricchisco con della perlite nel caso in cui dovesse servire un drenaggio ancora maggiore. Mi piace utilizzare questa tipologia di terriccio perché so che è un terriccio molto ben drenante. E questa è un'ottima caratteristica anche per una pianta mediterranea come il basilico. Piantofili, ci siamo riusciti. Siamo riusciti a travasare la nostra pianta. Tra l'altro non so se alla fine del video in cui la travaso avete visto sbattere il vaso sul tavolo. Non preoccupatevi, non sono stupido. È una tecnica che utilizzo per compattare il terreno nel vaso, proprio perché vado contro l'insegnamento della nonna, che dice di annaffiare bene dopo aver travasato. Io preferisco compattarla così. Tolgo le bollicine d'aria con, diciamo, un intervento meccanico anziché un intervento idrico. Abbiamo separato le radici, quindi ci sono queste micro lesioni a livello radicale e non vogliamo che si sviluppino funghi e batteri.
Quindi questa è la mia tecnica e personalmente mi trovo molto bene. Adesso vi parlerò delle annaffiature e queste cose che vi dirò andranno applicate nei prossimi giorni, quindi dando un attimo una tregua alla pianta per far sì che effettivamente queste lesioni possano cicatrizzare. Ho scelto questo vaso che tra l'altro è di un rosa bellissimo, questo verrà chiamato il basilico del vaso rosa. E tra l'altro, se volete, e a me farebbe super piacere ricevere le foto dei vostri basilici e dei vasi in cui poi li mettete su Instagram, ma la caratteristica principale di questo vaso è il fatto che è un vaso di plastica. Come vi dicevo nel video su quando annaffiare, questo è qualcosa che semplifica molto le tecniche che sono solito utilizzare con le piante. Nel video in questione, che vi invito ad andare a vedere, utilizzo la tecnica del peso del vaso, che è una tecnica molto comoda per sapere quando è il momento giusto per annaffiare. Il basilico ci viene detto che è una pianta che richiede tanta acqua perché gli piace rimanere umido, però potrebbe essere un problema perché potrebbero marcire le radici. Quindi noi, adesso che abbiamo travasato il nostro basilico, lo terremo un paio di giorni a secco per far cicatrizzare le radici. Nel frattempo, dopo il secondo giorno, andiamo a sentire il peso del vaso. Così abbiamo un riferimento per quando il vaso è asciutto. Poi annaffiamo per bene la nostra piantina. Successivamente, dopo aver fatto scolare l'acqua, lo riprendiamo in mano. Riprendendo il vaso in mano abbiamo un riferimento del vaso pesante quando la terra è satura d'acqua. A questo punto abbiamo questi due riferimenti e nei prossimi giorni, quindi quando ci verrà il dubbio se è ora da annaffiare oppure no, basterà sentire il peso del vaso per capire se la terra è secca oppure no. Con la tecnica del peso del vaso stiamo andando ad ascoltare i bisogni della nostra pianta e non stiamo impostando per lei una routine di annaffiature che non si è scelta. Ora, piantofili, la parte più succosa del video, o meglio più sugosa del video, proprio perché vi parlerò del mio segreto per un basilico enorme e super rigoglioso, che tra l'altro è lo stesso segreto che dovete applicare quando andate a prendere le foglie per i vostri sughi. Non dobbiamo staccare foglia per foglia, ma dobbiamo potare costantemente la pianta. La potatura del basilico è estremamente importante e tra l'altro ci permette di evitare che il basilico muoia, proprio perché il basilico è una pianta che tende nella sua vita a fiorire per produrre il seme. Una volta prodotto il seme, ha praticamente svolto la sua funzione, quindi la pianta piano piano si secca e muore, e di conseguenza si seccano anche i semi e in teoria dovrebbero cadere nel terriccio, ma questa è qualcosa che solitamente avviene quando la pianta è già nel bidone. Di conseguenza, quello che dobbiamo fare è tenere questa pianta costantemente potata e non sarà un problema, proprio perché possiamo utilizzare le sue bellissime foglie. A questo punto tiro fuori le mie forbici con le farfalle, estremamente utili ed estremamente professionali, che ho già sterilizzato in precedenza, e voglio farvi vedere dove applicare il taglio. Il taglio va applicato ad ogni nodo della pianta. Potenzialmente, quindi, su questo stelo dobbiamo tagliare sopra ad una coppia di foglie. E un altro indicatore di questa zona è il fatto che cominceremo a vedere che si sviluppano altre coppie di foglie proprio, diciamo, alla base delle foglie già mature e già esistenti. Questo ci indica che tagliando sopra a questo nodo, queste coppie di foglie poi si dirameranno una da una parte e una dall'altra. Stiamo dicendo alla pianta sì di produrre più foglie, ma la pianta si ritrova anche con tutte le potenzialità per irrobustirsi alla base, e questa è un'altra cosa che ci fa molto comodo nell'ottica di avere una pianta di basilico sana e che ci possa dare le sue foglie per veramente tantissimo tempo. Questo è il risultato della nostra potatura, ma avremo anche un altro risultato in seguito.
e questo però non ve lo farò vedere nel video. Adesso la pianta avrà modo di concentrarsi non solo sullo sviluppo radicale, ma sull'irrobustire gli steli e creare nuovi rami da cui otterremo sicuramente il doppio delle foglie. A questo punto, piantofili, non so che dirvi, perché io devo andare a preparare il sugo. Seguitemi su Instagram per vedere i progressi del basilico nel vaso rosa e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e se siete interessati agli argomenti del canale iscrivetevi per essere sempre aggiornati su quando pubblico nuovi contenuti. Io con questo vi devo lasciare perché ho già l'acqua che bolle sul fuoco. Ciao!